Ciao amici, buongiorno e buon 1º maggio a tutti. Voglio rifare il plum cake, questa volta con il mio kefir di latte, quindi userò il mio kefir fatto stamattina. Andiamo a vedere come fare. Bene, eccomi qua. Questi sono i miei granuli. Stamattina li ho scolati e ho recuperato tutto lo yogurt di kefir per intero. Ho preparato le uova, lo zucchero. Ecco qua, vedete, sono all'incirca 125 grammi come uno yogurt normale, un vasetto di yogurt normale, solo che questo è più liquido perché è completo del suo siero. Vado a sbattere subito le uova con lo zucchero. Sbatto a lungo fino a che le uova non diventano belle bianche spumose. Qui ho fatto dei tagli naturalmente, però almeno 10 minuti dovete continuare a sbattere. È poco tempo che ho questo kefir, ma sono veramente entusiasta. Quindi andrò a fare sempre più spesso dolci. Tra l'altro si può usare anche per il pane, per fare la pasta madre. Ah, scusate, questo è l'olio che non avevo messo negli ingredienti principali, 50 grammi di olio di girasole. Dicevo, sono entusiasta di questo kefir, lo uso, lo bevo tutti i giorni, piano piano mi aumenteranno i grani, li spaccio anche se vi interessa. Ok, ora tolgo le fruste, vedete come sono bene, come ho sbattuto bene le uova con lo zucchero. Aggiungo subito l'olio. Ora uso questa frusta di legno che è morbida. Ci aggiungo il mio kefir, eccolo qua. E mescolo. Giro ancora, nel frattempo ho acceso il forno a 170 gradi, 175. Ora ci setaccio la farina, sempre bene setacciarla la farina per i dolci, così si ossigena un pochino e i dolci vengono più morbidi. Finisco di metterla tutta e poi ci metterò anche la fecola non serve setacciarla perché già è molto sottile. Molto semplice questa ricetta da fare anche molto velocemente, eh? Anche se non avete il kefir, usate lo yogurt come ho fatto con l'altra ricetta, con l'altro video che ho fatto qualche giorno fa. Potete usare diversi tipi di yogurt, al cocco, ai mirtilli, alla fragola, quello che volete. Bene, ora imburro lo stampo e poi lo infarino, ci butto un po' di farina. Tolgo l'eccesso, ci metto anche un po' di aroma di vaniglia, anche il rum ci starebbe bene. Ora io metterò comunque 2 cucchiaini di lievito in polvere, soltanto 2 cucchiaini, che pressappoco è mezza bustina. Di solito per questo dolce ci va una bustina intera, però visto che c'è il kefir che contiene già dei fermenti, metto meno lievito. Poi sarebbe anche da provare addirittura senza lievito, con il kefir. Verso nello stampo, verso tutto l'impasto.
puliamo bene il recipiente, qui non si spreca niente. Quando ero piccola mi ricordo che pulivamo col cucchiaino quando mamma faceva i dolci. Bene, vado ad infornare. Ecco qua. E dopo pochi minuti, vedete, si è già gonfiato. A me ci sono voluti all'incirca 50 minuti di cottura. Poi potete anche alzare un pochino a 180 per farlo colorire. Lo lascio raffreddare un pochino. Questo dolce me lo devo portare dove vado a festeggiare il 1º maggio in campagna. Però adesso una fettina piccola piccola, solo l'inizio per vedere l'interno. E anche per finire il video, voglio vedere com'è. Eccolo qua, come vedete è morbidissimo, sicuramente sarà buonissimo. Bene, amici, vi ringrazio della visione e come al solito vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!